Bang 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 b
Benvenuti in questa nuova puntata di Calciopoli. Siamo in di più stasera perché c'è un ospite speciale che è il nostro grande fan Noah, il numero uno. Saluta tutti Noah. Ciao. Noah è, come potete vedere, un fan della Nigeria, ma non soltanto della Nigeria, anche della Juve, che è la squadra anche del nostro buon Manusia qui. Che questo venerdì ci ha meravigliato con questa super partita Juve-Empoli, che è finita con un pirotecnico 1-0. Ma dato che noi abbiamo avuto una persona che è stata proprio allo stadio a vedere la partita dal vivo, cosa puoi dirci di questa partita? Ti è piaciuta? Com'era lo stadio? Bello. Era bello, vero? I tifosi cantavano? Sì, dai, sì, direi di sì. Sono in protesta. Però nel primo tempo hanno giocato un po' male. Quello è vero. Nel primo tempo hanno giocato un po' male. Però l'importante è che siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo ancora primi. Niente di meglio, vero? Ma la cosa e poi la cosa importante è che comunque la Juve, grazie a Noah che ha detto la Juve passerà, io verrò in live da voi, la è Juve comunque nella Champions League. E sfiderà L'Ajax, che è una squadra comunque che può dare fastidio alla Juve, no? È una squadra forte o scarsa? Che dici tu? Forte. È forte, sì, ha dei giovani forti. Direi che è un turno fattibile e può essere tosta, perché comunque giocano bene, però se non passiamo questo turno qua è stato inutile fare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, perché inutile. Esatto, però, perché dopo il miracolo contro l'Atletico Madrid... Facciamo un recappone veloce di questa giornata di Serie A prima di introdurre l'altro ospite di questa serata. Esatto, partendo subito... È già arrivato.
È già arrivato. Partendo subito dal Super Inter del nostro Beniamino Conte, che si è tracolla con la Lazio e mi ha fatto perdere la schedina. Quindi l'Inter mi deve, non si dice la cifra, ma prima. No, di quanto ti deve l'Inter? Mi deve 150 euro. Beh, aia, diciamo, grazie il bonifico o anche i cardi. Da tutti, sì, anche perché Spalletti è un grande fan di Calciopoli, ci segue tutte le live. Luciano fa il bonifico. Comunque qua ci scrivono: ciao Noah, sei bellissimo. Sei bellissimo, Noah. E poi ci scrivono, domanda per Noah: meglio Cristiano o meglio Ken? Ken. Più forte di Cristiano. No, Ken, prendi nota. No. Più forte Cristiano. Sbagliato. Però Ken è forte. Però Ken. Ken è molto forte. Forte. Ha fatto un bel gol, un gran bel gol. E poi, ma ti salutano tutti. Ciao Noah, ciao a tutti. Ciao Noah, ciao Noah. Grande Noah, ti aspettavano tutti. Stasera tutti per Noah. Hai più fan di noi. E comunque parlando anche del mio Milan, purtroppo venerdì sera, guarda, è stato strano. Però sono andato al cinema. Ma veramente con questa papera di Donnarumma, veramente. Complimenti a Donnarumma perché ha fatto una bella cosa. Anzi, no, non era neanche venerdì sera, era sabato sera, quindi mi ha rovinato pure sabato posso sera. Posso farti una domanda, signor Tafuni? Me la faccio, dai, me la faccio. Ma questo pazzo. Rigore c'era o non c'era? Ma non certo c'era. Che c'era. No. Ma certo, no, io non ho visto, non ho visto niente, non ho visto la partita, ho malapena visto gli highlights, mi dico che c'era, per principio. C'era. Ci dico di no. Andate a guardare, stavare. Poi no. momento polemico sì, secondo me, allora, uno di quei rigori che tu puoi dare o non dare, allora, in live, vedendola in live l'avrei dato tutta la vita, rivedendo la VAR non tocca il pallone, però a me sembra che Piontek non lo tocchi, cioè a me sembra che non lo tocchi, non lo so ragazzi, e io mi non fa anche strano che va bene che gli attaccanti devono cadere in area, però cioè mi sembra un po'. L'attaccante fa sempre questa cosa. Tu che sei un attaccante dovresti saperlo. Appena si mette il piedino si cade proprio così per... Tu volevi leggere un commento? E leggi qualche commento. Leggi Stefano Magosso a proposito del rigore. C'era io rigore. Sì. Sì, ha sbagliato pure a scrivere. C'era il rigore. Togliete il microfono a mano. Sono polemici, a te ti amano, a me mi odiano, no, perché siamo della Juve. Siamo i più forti e quindi siamo odiati. Quindi più odiati, giustamente. E comunque, il Napoli? Il Napoli ha fatto una bella partita contro una Roma, c'è da che dire. Che è una polveriera. È pronta ad esplodere. Come l'Europa prima della Prima Guerra Mondiale, giustamente. No. Io stavo per dire che la Roma di Ranieri è come fuori imperiale, tutto un casino, due sassi. Bucato. Era meglio non battute. È bucato. È una squadra da prossimo al tracollo. Comunque questo è per il signor Magosso, Olsen, non è neanche possibile chiamarlo portiere. Questo è polemico. Sì, no, allora, se non si può chiamare portiere, quelli che stanno i quattro davanti al portiere non possono essere chiamati difesa comunque. Do ragione. Dzeko mi sembra la notte dei morti viventi. È l'alba. Sì, vabbè. Aia. Lui ha una cultura cinematografica superiore alla media. È un acculturato. E comunque la corsa per l'Europa League si fa sempre più serrata, più calda. Anche per quella per la Champions, naturalmente, con Milan e Inter che si contendono il posto. Prima uno diceva di lei, l'altro va di lei. Ma io sinceramente me ne vedrei più a contendersi la retrocessione per come stanno andando in quest'ultima partita. Sì, anche se. L'avevo detto, finalmente un derby perché si sente aria Champions, cose così, dopo il tracollo. Il tracollo esatto. Del tracollo. Ma è sempre così. Comunque, il nostro tempo, il mio tempo, quello di Benia e quello di Noah è finito, ora noi usciremo di scena perché entrerà il nostro ospite. Saluta tutti quanti, Noah. Saluta Noah. Ciao. No, di là. I nostri... di là, no, saluta la telecamera. La telecamera, no. ciao a tutti. Gonna give it to you. What? Wait for you to get it on your own. X gonna deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, can I do it again? Cause I am right, so I got to win. Break bread with the...
metto qua. Sì, 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 questo è il posto giusto. No, è la prima volta che faccio. Ciao, piacere. Ciao, David, piacere. Ci presentiamo qua proprio così perché è anche per me la prima volta che conosco David. Se non lo conoscete, David è un attaccante, ciao, parlare di calcio. È un giocatore della Fiat Torino Auxilium che gioca in Serie A. È alla piccola, se non sbaglio. Esatto. E ha anche giocato numerose volte in nazionale. Sì, sì, sì. Nelle nazionali prima, nell'Under 17, mi sembra, nell'Under 19. Ho fatto, sì, Under 19. Sì, perché sì. Ho visto che hai anche un argento comunque di, esatto, sì, di un mondiale Under 19. E poi hai fatto anche delle presenze in nazionale maggiore per le qualificazioni per i mondiali di Cina. Su questo devo dire presenza per poco, non... L'ho mancata quella, è stato messo il mio nome, insomma, Davanti ai convocati, però insomma non sono riuscito a togliermi quella soddisfazione. Peccato. Di essere convocato in un allenamento. Però comunque già soltanto il fatto di essere stato anche solo nominato, sì, chiamato, esatto, penso che sia stato un grande orgoglio, esatto, per te. Esatto, sì, 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 no, bellissima sensazione. Anche solo vedere il mio nome là vuol dire quanto magari strada hai fatto, quanto sacrificio hai fatto. È un obiettivo importante. Sì, sì, molto, molto, molto. E io ti volevo chiedere a proposito di questo. Tu hai 18 anni. Sì. E... Metto un po' comodo, lungo. Cioè, metti. Tu hai 18 anni, cioè sei un ragazzo giovanissimo comunque. Com'è per un ragazzo così giovane giocare comunque in Serie A con altre persone che... sono dei grandi professionisti che giocano magari da anni nel massimo campionato, come ci si Beh, sente? Penso che insomma per un ragazzino giovane come me, hai detto bene, giocare in Serie A è un bel traguardo, insomma. Non me lo sarei mai aspettato di arrivare in un certo livello ed è tuttora insomma una cosa in cui non realizzo. Sicuramente questo essere in Serie A, questo privilegio mi dà sempre voglia di spingere al massimo. È quello che magari voglio dire ai ragazzi più giovani, di sempre, insomma, lavorare, arrivare sempre più in alto. Credere nei propri sogni. Esatto, insomma, credere nei propri sogni. Che tutto è possibile. Sì, sì, sì. Chiaro, chiaro. Com'è? Questo te lo voglio chiedere io fuori programma. Com'è giocare con Peppe Poeta? Peppe Poeta... Com'è come persona anche? Lui è, diciamo, l'anima del gruppo, dello spogliatoio. Senza di lui, insomma, non sarebbe... È molto carismatico, esatto, insomma. Esatto, sì, sì. Sì, si vede, anche per uno spettatore si vede, sì, che sì, comunque quando entra in campo, sì, sì, lo da... stadio comunque... Esatto, esatto, da sicuramente animo... felicità, ti fa quella battuta in più che subito ti fa tornare il sorriso e sì, magari dopo una brutta giornata in allenamento, una brutta partita anche, perché può capitare, certo. Quindi lui sicuramente è quello che stimo più di tutti, è quello che mi ha aiutato anche molto nel mio percorso. Eh beh, ma si vede che è una persona molto alla mano. Sì, sì, sì. E volevo chiederti l'esordio per un ragazzo, appunto, come dicevamo prima, così giovane, come ti sei sentito la prima in A, la prima, non so, in qualche altra competizione comunque importante? Quali sono state le tue emozioni? Sì, no, ripeto, penso che insomma esordire in Serie A, giocare in Serie A sia una delle più belle soddisfazioni che c'è, penso, per uno sportivo. Quindi ero molto felice. Ricordo quello stesso giorno non aver dormito addirittura la notte, ero, penso, così 24 ore su 24, quindi sì, fa piacere. Immagino proprio entrare nel palazzetto, sentire tutto quanti i suoni, sì, le, esatto, luci, esatto. Deve essere qualcosa di molto, molto emozionante. Nome, addirittura il tuo nome. Il tuo nome, così, certo, che lo dice essere, tutto, sì, quanto, sì, il palazzetto, sì. Deve essere un'emozione indescrivibile. Io adesso voglio chiederti una altre curiosità, perché noi abbiamo un amico che, come puoi vedere di là, è alto quasi come te praticamente, e lui ci ha detto: ma io voglio sapere anche da persone alte come te, come lui anche, cosa ci si sente dire in effetti dalle persone così per strada quando ti vedono che sei alto 2 metri e passa. Cosa ti dicono di più? Cioè, ti dicono... Una domanda di riserva. Cioè, ti dicono,
l'aria pulita lassù, Sì, cioè, no, ti le danno da classiche. Sì, mangiare. no, le classiche battute, insomma, per magari per scherzare, Se per ti insomma, dicono prendere quanto sulla. hai di piede, Sì, mamma sì. mia, Sì, i tuoi genitori ti hanno fino alla notte. no, esatto, che tempo fa lassù. È proprio un Io classico. rispondo sempre, insomma, ironicamente, ti cambio la lampadina, insomma, arrivo Facciamo in un appello così. alle persone, per favore, se vedete uno alto 2 metri e passo, guardatelo solo con stupore, non dite niente, che Sono io, ecco. mettete a disagio. A proposito della nazionale e dei tuoi colori, comunque di come ti senti tu, perché comunque tu hai origini nigeriane, e quanto incide questo nella tua vita, anche sportiva? Cioè, tu hai risposto chiaramente alla chiamata in azzurro, ma come vivi anche le tue origini nigeriane? No, assolutamente, io non dimentico mai quelle che sono le mie origini, anzi penso sia fondamentale non dimenticare quello che è proprio come si dice, la tua radice, il tuo seme. Ecco, io amo molto la Nigeria, purtroppo, insomma, essendo cresciuto qua in Italia, non sono mai stato, ci starò molto presto, i parenti là li sento sempre, quindi penso sia molto, molto importante, anzi. Sì, Sì, sentire sì. comunque che sei italiano a tutti gli Sì, effetti, ti esatto. senti italiano, però comunque le origini sono sempre qualcosa che ti Esatto. ricorda anche da dove vieni, Esatto. qualcosa di molto importante. E tu, tra l'altro, non sei neanche di Torino. Sì, io sono in realtà milanese, sono nato a Monza, mi sento anche un po' milanese, come è giusto che Eh beh, sia, certo, insomma. però io voglio chiederti, ti senti anche un po' di Torino comunque, Sì, per no. adozione? Come la vivi la città? No, la città la vivo benissimo, gente super. Ad esempio quando va al palazzetto è già un esempio di come la gente è vicina a te nonostante anche le difficoltà. Quindi sì, mi sento definitivamente anche torinese un po', tra virgolette, ma è casa mia qua. È una bella cosa comunque, non è scontato cambiare città così giovani, poi trovarsi così bene anche in una Sì, realtà no, che esatto. comunque è Sì, diversa. no, esatto. È Io. comunque una fortuna. E qual è il tuo ricordo più bello per ora della tua carriera non so, tra nazionale e Auxilium? Il momento che proprio hai detto vorrei vivere solo di questi momenti così belli. Sì, no, come hai detto giustamente te, magari nazionale, ma Auxil, però. Direi non c'è un momento magari che preferisco, perché se dovessi rifare tutto da capo rifarei tutto volentieri, Certo. dall'inizio alla fine. Sì, posso darti le classiche risposte, nazionale, finale mondiale, per carità, ma Coppa Italia anche. sì, Coppa Italia, esatto, hai detto bene, però non c'è un momento preciso. Ok, guardiamo un attimo i commenti che ci fanno i nostri follower. Allora, cioè, chi sono i tuoi idoli tra campionato italiano e NBA? Sì, Magari quelle figure a cui ti ispiri. no, io prima era e l'ho tuttora Kobe Bryant, poi adesso recentemente con insomma, l'esplosione, la famosa esplosione di Giannis Antetokounmpo, tra l'altro anche lui nigeriano, insomma, ha fatto anche un bel percorso lui dalla Nigeria, insomma, in Tra l'altro Grecia. avete lo stesso ruolo nel Sì, esatto, campo. stesso ruolo, E vi io assomigliate anche respiro. abbastanza, Sì, come proprio in no, generale, esatto, come mi piace. è forti è Sì, fortissimo. mi piace, insomma, vederlo. E del campionato Vederlo. italiano? Campionato italiano non ce n'è uno, dire la verità. Ah. Non ce n'è uno. Noi, Torino. Torino, tutti quelli Torino, no, forza Torino, dell'Auxilium. esatto. Poi qua ci scrivono anche David Patrimonio di Torino, giusto? Un po' Poi esagerato. dicono stop alle battute sull'altezza, giustamente, sì, questo è il nostro altro amico molto alto. Qua ci chiedono quando ritorni, quando Gorini David. Quando torni. Ah, quando torno? Bella domanda, ragazzi. Tornerò presto, sicuramente spero la prossima stagione.
Poi ti volevo fare metterti alla prova con un altro giochino. E adesso ti dirò delle cose, tu mi devi dire che cosa preferiresti tra queste cose. Ok. Allora, preferiresti farti una foto con Michael Jordan o andare in discoteca con Dennis Rodman? Questo è In difficile, discoteca con Rodman. Anche quella, bella. No, una bella foto, semplice, bella foto con Michael Questa foto Jordan, con sì. Michael Jordan, che comunque non Sì, si butta via. Poi, esatto. uscire con la chiabotto o giocare alla PlayStation con LeBron James? Ai, ai, Questo ti mette più. sì. Non nascondo quello che insomma sono io, quindi chiabotto, Chiabotto tutta la vita, perché dai. no, Ci perché sta, un no, applauso alla sincerità. ecco. Poi, preferiresti vincere lo scudetto con l'Auxilium o essere selezionato al draft NBA? Tutte domande difficili, proprio Ti volevo tutte. mettere proprio in difficoltà. Draft, Draft NBA, beh, sì, penso che sia assolutamente. un'emozione indescrivibile. Anche se vincere lo scudetto con l'Auxilium, nulla da Assolutamente, togliere, però l'NBA assolutamente. penso che sia l'obiettivo Sottinteso, sì, per tutti assolutamente. quanti. Poi, questa è un po' più frivola. Mangiare per sempre solo al McDonald's o al Burger King? Anche al fatto che adesso ho cominciato una dieta, dico, no, McDonald's, dai. McDonald's, Team Mac. E poi, poter ascoltare solo più Drake o solo più Travis Scott? Drake è decisamente il mio Il tuo preferito, preferito? sì. Eh beh, penso che sia il preferito di tanti. E volevo collegarmi a questo con una cosa, perché io noto, seguendo abbastanza l'NBA, che c'è un forte legame tra musica, trap, rap, comunque hip hop americana e l'NBA. Basti vedere Drake che ha avuto il suo concerto con Travis Scott, anche LeBron James, la canzone Mo Bamba. Comunque c'è un legame molto forte tra NBA e rap. Questa cosa in Italia c'è? Se c'è, qua in che modo? Sì, no, penso che anche comunque nella cultura cestistica in generale c'è questa propria cultura hip hop trap che è assolutamente stato preso da quello che è la cultura americana. Quindi se io su questo devo dire che non, magari sì in Italia, ma dappertutto penso, quindi sì, è una Cioè, comunque cultura il tutta. basket, essendo comunque uno sport nato comunque abbastanza della nicchia americana, di comunque ragazzi di colore, ha avuto sempre un forte legame con l'hip hop, Sì, che adesso esprime una cultura esatto. di questo Sì. genere. Tu sei un ragazzo che fa attenzione allo stile, quanta attenzione fai a come Sì, ti no, vesti? assolutamente. Lo stile penso sia anche quello un po' importante da curare, soprattutto per un giocatore professionista. Presentarsi bene, parlare bene è sicuramente una cosa molto, molto importante, Meglio fondamentale. hype o meglio fighettino? Hype, Hype cosa nel tipo. senso robe firmate, cose così, Ah, oppure un semplice camicia, jeans? dipende. In certe situazioni magari devi un po', insomma, mettere qualcosa un po' di firmato Fare un qualche po' volta scena, meno, invece esatto. altre volte un po' più. Sì, su E tutte e due, una esatto. curiosità un po' di tanti che avevamo noi, avendo anche comunque quel nostro amico che gioca a calcio, volevamo sapere qual è la tua routine del giorno gara, cioè che cosa fai, quali sono magari le tue scaramanzie, se si possono dire sempre, perché essendo scaramanzie non voglio entrare troppo nel dettaglio, se vai a letto presto, se mangi qualcosa in particolare. Allora, durante il giorno della gara a me non mancava mai il riposino pomeridiano, Giusto. assolutamente, quell'oretta e mezza, insomma, per ricaricare le pile. Poi sì, sono un ragazzo semplice, musica, insomma, concentrarsi proprio sulla partita, Ma un sì. certo tipo di Esatto, musica. sempre la stessa playlist Ah, beh, che questa. carica Drake o Travis Scott.
cose semplici. Cose come Non ho, penso sì. facciano tantissimi sportivi anche Esatto. nel mondo del calcio. Comunque ci sono proprio dei riti, anche il piede con cui si entra in campo è una cosa Sì, no, cui. ci sono certi che lo fanno, ma io non curo quelle Quelle cose. piccole Sì, cose, sì, sei sì. più in generale, però non Esatto. troppo. Ragazzo semplice. Leggiamo un po' i commenti. Ah. Metti prima il calzino, perché io per esempio metto sempre il mio calzino destro, poi quello sinistro, Ah, la scarpa destra, la scarpa sinistra, poi abbiamo i parastinchi, quindi parastinco destro, poi quello ok. sinistro. No, no, Ma quello no, gli quello no, sportivi in questo quello no. sono Io un sono po' pazzi, malato, io sono un po' sono pazzi. malato. Vediamo un po' un attimo i commenti. Ah, qua ci chiedono prima il calzino destro-sinistro. Qua, poi ci scrivono Berrusito in playlist. Io non so se conosci Berrusito, che Sì, no, ragazzo che conosco, sì. è venuto anche in puntata da noi. Qua poi ci scrivono Forza Fiat Torino, chiaramente sempre. Dieta per Magosso, se, quella non Vogliono che esci la manca mai. tua dieta che stai facendo. La mia Vogliono dieta? sapere la dieta. Assolutamente, oltre magari quello che è, come ti ho detto prima, presentarsi bene, insomma, come si deve, la dieta, il mangiare, quello viene prima di Prima di tutto, sì, tutto. assolutamente, mangiare bene è molto importante, è quello che, insomma, ti aiuta, ti Certo. dà la carica in campo, Penso che sia importante l'energia. per tutti gli sportivi comunque mangiare Sì, bene, sì, ti sì. dà quella cosa in più in campo che fa la differenza. Esatto, esatto. Vedo anche i commenti. Ah, cosa pensi di Larry Brown? Ci chiedono. Larry Brown penso sia, non serve fare una presentazione, insomma, si sa già chi è una leggenda, uno di cui durante l'approdo sono rimasto sorpreso perché mai avrei pensato di averlo qua a Torino. Lui purtroppo non ho potuto Sì. vivere quello che è Larry, magari giocare per lui, insomma, in questo momento, ma sicuramente Averlo penso comunque sia come uno dei più grandi. mentore, Sì, penso sì, che sì, sì. è come giocare anche con giocatori che hanno militato nell'NBA come McAdoo. No, assolutamente, è molto importante. Sono ragazzi di cui sanno cos'è vivere oltreoceano, cosa è raggiungere i propri sogni. Quindi io molto spesso ne parlo con loro Beh. dell'NBA e non nascondo a loro i miei sogni, cosa ci vuole magari per arrivare. Ma E che, tu, qual è la poi tu. differenza secondo te tra NBA e campionato italiano? Cioè c'è sicuramente, ma dov'è che sta poi in effetti? Beh, l'NBA è il campionato insomma più bello e il migliore che c'è Più al mondo. Sì, spettacolare. esatto. Molto più spettacolare, molto più intrattenimento, molto sicuramente una marcia che sta avanti Me, pe, al io penso campionato meno italiano. tattica, Molto. più velocità, più schiacciate, è più spettacolare, mentre magari nel basket in generale italiano, ma anche Sì. europeo, c'è più attenzione agli schemi, tattiche, non so tu Sì, come la esatto. pensi. Sì, no, hai detto bene, l'NBA è intrattenimento. La prima parola che mi viene è intrattenimento, Che ci sono dei quindi è quello, sì. giocatori, però nonostante sia magari meno tecnico, è il sogno di tutti, Sì, perché assolutamente, anche a livello sì. mediatico, chiaramente il campionato italiano è un obiettivo importante, però l'NBA penso che Sì, sia no, l'Olimpo del sì, basket, in esatto. generale degli sport. Facciamo una carrellata di commenti, poi passiamo all'ultimo giochino. Possibile un'altra finale olimpionica come nel 2004? Oppure continueremo ad inchinarci agli americani? Si spera, vediamo un po'. Adesso devo dire, sono molto contento per l'Italia, la nazionale Eh maggiore che beh, ha raggiunto i mondiali, che insomma è una cosa che non si succedeva da farà, esatto, non tanto. succedeva da tanto e sicuramente si farà valere. Com'è il Quindi, girone secondo te? girone, insomma, So che c'è l'Angola. esatto, Angola, su questo non sono preparato, Ma neanche io benissimo, se ci non. aiutano dalla regia. Ah, Come il girone era. mi sembra ci fosse l'Angola. Mi ricordo l'Angola È perché era tosto, è particolare. girone È un tosto, giro, è un esatto. girone. Ce la caviamo così. Esatto, sì, no. Non mi ricordo bene il girone, ma comunque il girone, insomma, ogni partita
partita al mondiale non è facile. È una storia a sé, sì, comunque, sì, perché tutte le squadre arrivano stragasate, vogliono dare il massimo, perché è comunque un palcoscenico importante. Esatto. Allora, poi ci arrivano altre domande. David, cosa ne pensi della Fiat? Rimane in A? Io assolutamente mi auguro di sì. Tutta Torino si augura di sì. Purtroppo non è un periodo facile per la società, e insomma è un peccato. Si cercherà, insomma, di andare oltre. È un peccato, perché l'anno scorso, comunque, dopo aver vinto la Coppa Italia, sì, comunque eravamo in fase quasi final eight. E poi c'è stato un tracollo, io mi ricordo, sì. Io mi ricordo, ho cominciato ad andare allo stadio, cioè al palazzetto, la prima partita che ho visto avevamo vinto, dopo avevamo tutte perse, mi ricordo. Sì, no. Capita. Capita anche ai migliori. È colpa mia, non devo più andare, infatti. Vabbè, diciamo che possiamo andare con il nostro giusto sbagliato, adesso... Okay. Adesso vi spiego brevemente le regole, ma non sono troppo difficili. Okay. Lui ci dirà delle cose... e noi dobbiamo dire, senza motivare, giusto o sbagliato. Ok, va bene, questo mi piace. Non ti far problemi morali o cose. Sembra facile, ma non lo è. Primo giusto o sbagliato: passare dal Pala Ruffini al Pala Vela. Vai, giusto. Io dico sbagliato. Anch'io. Il cambio di dirigenza. Giusto, direi sì, giusto. Se necessario, giusto. Il basket femminile. Giusto, perché no? Giustissimo. Sono forti, tra l'altro, i nostri. Rookie dell'anno a Luka Doncic. Giustissimo, questo concordo. No, ma come fa? Trae Young, guarda che... vado controcorrente, dico sbagliato. Sbagliaccio. Comunque, Milano campione d'Italia. Se lo diventerà. Quindi. Domande sempre difficili. C'è la faccia da Brindisi. No. Da Brindisi la Brindisi no. Da Cantù. No. Io dico sbagliato. Sai che anch'io dico sbagliato, mi sta simpatico a altri. Vabbè. Fortitudo in A1. Giustissimo. Giusto, perché Tommy lo idolatra. È contentissimo. Se lui è contento, lo sono anch'io. L'ultima, questa è l'ultima, dai, occhio che è difficile. Venire a Calciopoli. Venire. essere qua con noi. Essere qua presente. Giusto. giustissimo, chiaramente. Facciamo un'ultima carrellata di commenti, magari poi ci scrivono. Barniani a Torino prossimo anno. Ancora, sì. Ma qua dicono Barniani a Torino, possibile? Barniani a Torino oggi penso sia pesce d'aprile, quindi no, perché anch'io ho letto oggi sta notizia. No, pesce d'aprile. Pesce d'aprile, niente. Ginobili contro USA ci scrivono qua, i romantici. Secondo te perché ci troviamo in questa situazione di classifica? L'ha già detto. Sì, è un momento difficile, ma dice è più per i giocatori che scendono in campo o per più società, magari? Io, insomma... Non mi piace fare accuse, ma insomma, certo. I giocatori vanno in campo, quindi insomma è un problema del gruppo, che dobbiamo, sì, il gruppo, esatto, noi giocatori che dobbiamo, insomma, certe volte farci valere. Poi qua ci dicono il girone Filippine, Serbia, Angola. Io non ne so tanto di nazionali, però non mi sembra un girone facilissimo. Comunque Larry potrebbe mai tornare, ma io ho letto oggi che in effetti torna. Anche quello pesce d'aprile, non siamo preparati qua. Tutti pesce d'aprile. No, non ti sei preparato. Niente, basta, me ne vado. Chiudo. Contro Varese vinciamo, qua ci scrivono. Si spera sempre. È una cosa che si spera sempre. Poi dicono, ci manchi David, torna presto a giocare. Chiaramente ci manchi tanto. Comunque, questo è chiaro. Una domanda da fuori. Una domanda dalla nostra arena. Perché comunque vedo che... sei apprezzatissimo da tutti. Cioè, quindi, secondo te,
è perché hai sempre comunque dimostrato attaccamento alla maglia e voglia in campo, mettendo, dando il massimo. Questo porta la gente, comunque noto che c'è tanto affetto. Sì, sì, no, sì, sì, no, concordo. Insomma, io ogni volta che sono andato in campo ho sempre cercato di mostrare quello che sono io realmente, insomma. Quindi sì, concordo con te assolutamente. Se la gente mi apprezza per questo, veramente non sono senza parole, perché pensavo comunque di non aver fatto grandi cose, insomma, però evidentemente sì, lavorando, lavoro duro, duro paga sempre, come si dice. Quindi sono davvero contento. È una cosa importante comunque avere il sostegno di tanti tifosi che ti vogliono bene, che ti sostengono anche in questi momenti magari un po' più difficili e ti mostrano il loro affetto. Qua dicono anello NBA o vittoria dell'oro alle Olimpiadi. Tutte e due. Sì, non si può decidere tra cose così belle. Boh, ragazzi, siamo stati felicissimi di avere qua il nostro amico David, che è stato bravissimo, lo ringraziamo molto. Spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata. Come sempre, forza Auxilium e forza David, mi raccomando, torna a spaccare il palazzetto. Ciao a tutti ragazzi, se volete riguardare la puntata la ricarichiamo sul nostro canale YouTube, seguiteci sempre su Instagram e ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao a tutti ragazzi.